diciamo, diamo un senso alla mattinata. In questo quartiere bellissimo dove ci sono artisti, pittori, anche gente del cinema, praticamente ora questi quattro ragazzi fanno parte di questo mondo, anche se la Luxardo li ha tenuti molto a bada. A bada. Le mamme fanno così, so. Io volevo, vedo solo Fioretta Mari della giuria tecnica, ce ne sono altri. Te la faccio per otto però. Allora, con Fioretta abbiamo visto questa ragazza che vedete qua, che è Miss Italia, Miriam Leone. L'abbiamo messa subito nella gara, ma il pubblico, dopo il primo giorno, l'ha allontanata. Disperati, abbiamo cercato di parlare anche con la giuria giovane, così cerchiamo di recuperarla. È stata recuperata, è stata eletta Miss Cinema, e dopo un minuto e mezzo da Miss Cinema ha dovuto togliere la fascia e prendere quella di Miss Italia. Quindi Miriam Leone ora è Miss Italia. Bellissima, la trovo moderna, diversa dalle ultime ragazze che hanno raggiunto la corona. Io ho già cominciato a cercare di farla vedere nel mondo del cinema, ma è molto complicato perché lei ha dei contratti fino a praticamente a fine agosto. Però questo Patrizia Medigliani non lo sa, ma io spero che Patrizia me la liberi tipo fine marzo, aprile, perché ho in mano un copione molto carino dove lei è un piccolare con Luca Argentero e lei ha una bellissima parte, mi sembrava data. Io litigherò con la Medigliani se non me la tiene libera, oppure vado dalla Bella e gli strappo tutti i capelli, dalla Deborah gli graffio i trucchi. Comunque, io spero tanto che Miriam Leoni diventi veramente una brava e bellissima attrice. Ma prima dell'applauso volevo fare davanti a tutti voi un regalino a questa signora di Natale che è Patrizia. Perché il mio abito, perché è da ridere. Terrorizzata. Allora, perché lei ha la corona, Miriam, di Miss, ma credo che la vera corona la deve avere. Piano che tutti lo. La deve avere Patrizia, perché questo l'ho trovato ieri ed è. Il noto per gli scherzi. Lo so, il noto per gli scherzi, ma questo non è tanto scherzato ancora. Si capisce bene. Ma come l'hanno incollato? Ancora? Si romperà? Vero, la vera corona, la vera regina è lei. Qui ci vuole una piccola candela. Le notti d'amore di Patrizia sono piene di brillanti di stelle. Ecco, adesso devo passare la parola a Patrizia, immagino. No, mi sono un attimo il calendario, vogliamo anche qui che tu ci prendi. Sentite? Buongiorno, allora io sono un carico di emozioni in questo momento. Perché per me rivivere quello che è stato il nostro lavoro, che più che lavoro è stata un'esperienza, è stato veramente commovente. Io spero di aver lasciato qualcosa a ognuno di questi ragazzi, perché ognuno di loro ha lasciato qualcosa a me. Ah, ma lo stress è quello, viene smaltito, invece ci sono emozioni e sensazioni che rimangono, sempre. Sono veramente, lasciare me senza parole è difficile, invece forse oggi ci siete riusciti, perché rivedere che siamo arrivati a fare qualcosa di bello insieme è come dopo una lunga gestazione, no? Magari un po' si soffre, c'è stanchezza, ci possono essere incomprensioni e tutto, ma quando poi il risultato è così bello, diventa la luce dei tuoi occhi, come un figlio, per me
Io Patrizia ti ringrazio sempre ogni giorno, lo sai, perché ogni giorno per me è vita nuova, è nuova scoperta e tutto questo per me è meraviglioso. Io vi ringrazio di esservi ispirati anche a diverse parti di me e di aver fatto uscire magari delle immagini mie che io non sapevo nemmeno di avere dentro, non sapevo nemmeno di poter esprimere certe immagini. E poi la mitica Tiziana Luxardo. Voi non sapete che cos'è la Tiziana Luxardo sul set. Loro, i ragazzi, i ragazzi hanno superato una prova importante, perché insomma anche quello credo sia stato per voi difficile. Non vedo l'ora di parlare, lo so, da quando sono arrivati che sono tesissimi per questa conferenza stampa, ma credo che adesso tutto si sistemerà. Non avevo preparato nessun discorso, mi lascio guidare sempre un po' dall'istinto e spero di non avervi annoiato. Enrico, io ti verrò a lavorare. Adesso metto a studiare, metto sotto, lo prometto. Sì, ma io pure faccio lavorare forse. Quindi grazie a tutti di essere qua. Spero di aver detto qualcosa di buono, perché sono veramente emozionata. Grazie. Allora, mi viene di conoscere grazie alle tue domande che a lei però non hai fatto. Di quattro cosa ho? Facile domande. Siamo qui, Enrico. Allora, Miriam, se questo copione che ti ho dato stasera ti piace, che fai? La guerra, Patrizia? Sì, io sono una donna guerriera, dominata da Marte, sono Ariete e combatto molto per le cose in cui credo, Enrico. Vedrai che questo ruolo di Giada ti piacerà, cioè tu ti fai un bel provino venerdì e le cose si sistemano. Incrociate le dita, eh? Poi, qual è la giornata più bella che dell'anno sta finendo, qual è stata? La giornata più bella per me è stato il momento dell'elezione, sai, perché è talmente una scossa di adrenalina. C'è stato un momento, questo ve lo svelo, poco prima delle elezioni, in cui io facevo le scale, no? Sentivo lo stomaco mi pulsava, il cuore mi batteva fortissimo, dicevo, mamma mia, ma cosa sta succedendo? Ma vuoi dire che forse mi sta cambiando la vita? E ho avuto questa sensazione fortissima di uno sconvolgimento tale che ancora non era avvenuto, ma che però sentivo nella pancia. Quello è stato il momento più bello. I can't tell if there's another.